città metropolitana di Genova ha elaborato un modello di spazio urbano sostenibile con caratteristiche di replicabilità anche in contesti territoriali metropolitani differenti. Esempio aree omogenee, ambiti urbani, costieri e territori interni e con caratteristiche di scalabilità a livello territoriale. Tale modello integra più linee di azione e interventi sostenibili e tra loro sinergici e coerenti con i goals dell'Agenda 2030. Prevede soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socio-economico, il miglioramento della coesione sociale, l'arricchimento culturale, la qualità dei luoghi e della vita dei cittadini in un'ottica di innovazione e di sostenibilità, con particolare attenzione a quella economica e ambientale, senza consumo, specialmente di nuovo suolo. Lo scorso anno avevamo partecipato alla Smart Week per avviare il nostro progetto di spazio metropolitano sostenibile. Oggi, dopo un anno, veniamo a presentare i nostri progetti sviluppati. In particolare il prototipo e il master plan del Parco del Tiguglio a Lavagna e le nostre tre proposte presentate nell'ambito del programma nazionale innovativo Qualità dell'Abitare. Per questo processo di progettazione ci siamo resi conto subito che dovevamo affrontare vari aspetti multidisciplinari legati al tema dell'economia, dell'ambiente, della socialità e della mobilità. È per questo che abbiamo deciso di avvalerci anche di un raggruppamento temporaneo di professionisti che valutassero la creazione di questo spazio urbano sotto vari aspetti, quelli quindi della, non solo architettonico e paesaggistico, ma anche quello degli spazi pubblici, del verde residenziale, della progettazione, la facilitazione dei processi partecipativi, nonché lo studio del rapporto uomo-ambiente per facilitare il benessere e la socialità. Città metropolitana di Genova presenta a Smart Week 2021 il Data Lab, un progetto di sistema integrato per il monitoraggio dei dati e per l'implementazione di un sistema che consenta di fornire un supporto alle decisioni politiche dell'ente su tutti i suoi principali atti di programmazione e pianificazione. Presenta anche dei focus specifici su alcuni progetti, diciamo, di implementazione di questo sistema a partire da quelle che sono le sue funzioni, ad esempio su quelli che sono gli obiettivi di monitoraggio della viabilità, in particolare legati agli obiettivi di messa in sicurezza dei ponti. Quindi, diciamo, individua alcuni indicatori, alcuni parametri da tenere sotto controllo per raggiungere obiettivi di sostenibilità a scala metropolitana. Un'azione specifica che ha portato avanti Città Metropolitana Smart è quella della app Ecoattivi, che appunto è sempre inquadrata all'interno dell'Agenda 2030 e incentiva i suoi cittadini con la logica del green nudging ad attuare e a mettere in campo azioni virtuose premiandoli. Come Hub Group da 25 anni sviluppiamo quello che è comunicazione, educazione alla sostenibilità. Con Città Metropolitana di Genova abbiamo sviluppato questa app che premia i gesti virtuosi dei cittadini, portata a cambiare gli aspetti soprattutto su quello che è la mobilità all'interno del territorio. Dai primi dati che abbiamo, i cittadini stanno partecipando in tanti e anche molto bene, e sicuramente questo è soltanto un inizio per un futuro roseo e più sostenibile.